Quando voglio? Oggi, come vedete dal titolo, ci saranno le verità oscure sui Pampers. Cominciamo fra 5, 4, 3, via! I Pampers, un duo comico approdato nel mondo di internet grazie al canale YouTubico che fondarono molti millenni fa. Luca e Andrea, cioè i Pampers, sono degli abili cercatori di sconti in ogni negozio. Infatti Luca disse ad Andrea un giorno: «Andrea, in quel negozio ci sono sconti su tutte le marche!» Così Andrea disse: «Va bene». I due partirono per la città chiamata Marche, che si trova in uno stato che è stato spostato da dove era stato. Ci vollero alcune ore per arrivare a destinazione. I due si aspettavano sconti su tutte le magliette. Appena approdarono nella città di Marche, cercarono il negozio più vicino. Così, con la loro applicazione super tecnologica, capirono di essere arrivati nella regione Marche, che si trova in Italia. Loro dovevano arrivare alla città chiamata Marche, che si trova in uno stato che è stato spostato da dove era stato. Quindi cominciarono a viaggiare, viaggiare, viaggiare e viaggiare. Ad ogni viaggiare che ho detto corrisponde un anno, quindi hanno viaggiato per 4 anni. Quando arrivarono realmente a Marche, decisero di lavarsi. Erano passati 4 anni dall'ultima volta. Mi fermo un attimo. Dopo tutto questo discorso, vi starete chiedendo: ma i Pampers come facevano ad andare a Colorado e fare video su YouTube, dato che erano in viaggio? Semplicissimo. I Pampers possono sdoppiarsi. Continuiamo. Questa cosa non ci riguarda. È troppo pericoloso parlarne. Comunque, dopo essersi lavati, andarono al primo negozio che videro. Appena entrati chiesero al commesso: «Quali abiti ci sono in sconto?» Il commesso guardò Luca e Andrea in modo molto strano e disse: «Oh no, capirono che in quella città che si trova in uno stato che è stato spostato da dove era stato non parlano italiano! Ovvio, non sono in Italia!» Quindi i Pampers dovettero imparare la lingua a squalum. Ci misero circa 2 anni, anche se c'era qualche difficoltà. Così andarono finalmente dal commesso e dissero: che significa: quali abiti ci sono in sconto? Il commesso disse: che significa: gli sconti c'erano 6 anni fa, adesso non ci sono più. I Pampers dissero: che significa: ma dai, quindi abbiamo passato 4 anni a viaggiare e 2 anni a imparare la lingua. Il commesso disse: che significa: esatto, proprio così. I Pampers dissero: che significa arrivederci, e se ne andarono. Il video è finito, lasciamo tutti insieme un mi piace, proprio adesso, un mi piace, commentate, condividete questo video ovunque, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ciao a tutti, visto avvistato!